Buongiorno e benvenuti a Domenicando on Famiglia. Io sono Roberta di Infinito e oggi vi parlerò di illusioni spaziali, cioè di come la nostra mente molto spesso venga ingannata anche attraverso immagini che ci arrivano dallo spazio. La prima illusione spaziale che vi propongo è questa. È un'immagine raccolta nel 1976 dalla sonda Viking 1 in orbita intorno al pianeta Marte. E che cosa vi sembra questa immagine? Beh, a guardarla bene, sembra proprio il volto, la faccia di una persona. In effetti ricorda appunto un'immagine antropomorfa, quindi proprio il volto di una persona. Ma è possibile che qualcuno abbia realizzato una scultura sul pianeta Marte? Magari qualche marziano? Direi proprio di no. Quella che vediamo in realtà è un altopiano, una regione rocciosa su Marte, con diverse irregolarità. Il nostro occhio viene ingannato. Viene ingannato per tre motivi principali. Il primo è la bassa risoluzione delle immagini. Ricordiamoci che è stata scattata a metà degli anni 70. È una immagine a bassa risoluzione, tende un po' ad appiattire le irregolarità di quello che sta fotografando. Il secondo motivo è le condizioni in cui è stata raccolta questa immagine, con il sole molto basso sull'orizzonte e quindi un'illuminazione particolare. E poi c'è il terzo motivo che ci accompagnerà per tutte le nostre illusioni, e cioè che la mente umana tende a riconoscere nell'immagine che sta guardando qualcosa che le è familiare, molto spesso delle figure antropomorfe. Una conferma che effettivamente quello che state guardando non è un volto l'abbiamo avuta qualche anno dopo, perché lo stesso altopiano su Marte è stato ripreso da un'altra sonda qualche anno più tardi, alla fine degli anni 90, dalla Mars Global Surveyor, che ha scattato una foto esattamente nella stessa zona. Siamo più o meno a 10 gradi sopra l'equatore di Marte. Come potete notare, questa volta un'immagine a una risoluzione molto più alta non mostra la figura di un volto, ma vediamo molto meglio che si tratta di irregolarità di Marte. Marte oggi sappiamo infatti che è un pianeta roccioso, non liscio lineare, quindi con molti crateri, montagne, zone collinari. Un'altra illusione ce l'ha regalata nel corso degli anni sempre il pianeta Marte. Questa volta siamo alla fine del 1900, quando l'astronomo ingegnere italiano Schiaparelli osserva con un telescopio quelle che ai suoi occhi sembrano proprio dei canali, quindi delle linee sul pianeta Marte, che lui chiama canali nei suoi scritti, non attribuendogli una natura artificiale, ma nella traduzione in inglese la parola canali è stata tradotta proprio canals invece del termine più corretto channels, e questo ha fatto alimentato l'idea che fossero dei canali artificiali, quindi di nuovo magari costruiti da qualche civiltà marziana come un'opera di alta ingegneria. Di nuovo, qualche anno dopo, la stessa sonda, la Mars Global Surveyor, ha fatto una foto del pianeta Marte, che è quella che vediamo ora, in cui notiamo che effettivamente non c'è nessuna opera ingegneristica scolpita e scavata su Marte, ma quello che vediamo è una superficie molto più uniforme, in cui non ci sono tracce di canali né di eventuali opere artificiali. Ci sono sì delle tracce sulla superficie del pianeta, quelli che potevano essere i letti di fiumi quando magari su Marte, ma parliamo di 3 miliardi di anni fa, poteva esserci acqua allo stato liquido. Oggi sappiamo che su Marte le uniche tracce di acqua si presentano allo stato solido, e si vede proprio anche in questa immagine che su Marte sono presenti due poli ghiacciati. Restiamo sempre nel sistema solare, oggi parliamo di illusioni spaziali, ma vedrete non solo. Mi fa piacere in questo momento andare più distante, vediamo come si presenta il pianeta Plutone. Plutone è il pianeta più distante, anzi sono sicura che molti di voi mi avranno già corretto ascoltando le mie parole, perché oggi sappiamo che Plutone viene classificato pianeta nano. È comunque un oggetto molto distante, sta sempre lì oltre Nettuno, è un oggetto transnettuniano, quindi molto difficile da osservare, tant'è che per molto tempo anche nelle lenti di un telescopio si vedeva un puntino luminoso. L'immagine che vedete è infatti un'immagine computerizzata in realtà,
ripresa tra il 2002 e il 2003 dal telescopio spaziale Hubble, che ci ha regalato le immagini forse più belle e affascinanti dello spazio che ci circonda. Plutone quindi sembra essere un po' di colori diversi e comunque molto sfocato. Solo nel 2015 siamo riusciti ad avere una foto vera, reale, della superficie di Plutone. Questa è una foto scattata dalla sonda New Horizons quando ha fatto il flyby con Plutone, cioè ha raggiunto il punto più vicino al pianeta nano. E come vediamo i colori sono molto diversi. Qui sembra esserci proprio sulla superficie la forma, la figura di un cuore, si vede benissimo. Quello che stiamo osservando in realtà, considerando che Plutone di nuovo sia roccioso ma essendo così lontano dal Sole anche in parte ghiacciato, è solo una zona molto più luminosa rispetto a quello che lo circonda che ricorda proprio la forma di un cuore, il cuore di Plutone. Ne vediamo un'altra? Questa volta ci spostiamo su Saturno, uno dei giganti gassosi del Sistema Solare. Andiamo un po' più indietro nel tempo, perché l'immagine che vedete in questo momento sono i disegni originali fatti da Galileo Galilei all'inizio del 1600, quando osservò proprio per la prima volta con un cannocchiale il pianeta Saturno. È solo che Saturno compare agli occhi di Galileo in modi diversi. La prima volta che lo osserva lo chiama un pianeta tricorporeo, cioè sembra essere fatto proprio da tre parti, un nucleo centrale e due laterali più piccolini. Guardandolo pochi anni dopo, appare ancora in maniera diversa, solo un nucleo centrale, singolo, come se fosse un pianeta esattamente come gli altri. E guardandolo ancora più avanti nel tempo, ritornano le due zone laterali in forma diversa. Quindi Saturno attira molto la curiosità di Galileo proprio per questa peculiarità, questa forma che cambia sempre a seconda del momento in cui si osserva. Oggi sappiamo, con l'ausilio di telescopi molto più potenti e quindi di nuovo di immagini a più alta risoluzione, che Saturno è un pianeta con gli anelli. L'immagine che vedete è un'immagine delle più recenti che abbiamo del pianeta Saturno, un gigante gassoso come dicevamo, ma circondato da dei meravigliosi anelli che si estendono per oltre 200.000 km e sono composti soprattutto da ghiaccio, piccole particelle di roccia, frammenti, ma soprattutto ghiaccio. Possiamo dire che Saturno intorno ha delle palle di neve che gli girano intorno. Queste si dispongono su un anello, sul piano dell'equatore di Saturno, e quindi formano proprio una fascia che a seconda di come si guarda Saturno può essere visibile o non visibile se si osserva di taglio, perché sono molto molto sottili. Gli anelli di Saturno hanno una natura molto particolare e soprattutto anche variabile. Sono divisi in sette fasce, ci sono sette divisioni, e in queste divisioni non c'è nulla, quindi si vede bene analizzando con le immagini più recenti delle sonde che abbiamo che ci sono delle zone proprio in cui non c'è niente e poi di nuovo tutto il resto. Grazie alle immagini che sono state raccolte anni dopo con telescopi a più alta risoluzione, sappiamo che l'anello di Saturno è composto da piccolissimi frammenti di roccia e soprattutto ghiaccio. È una zona molto estesa, sono più di 200.000 km, ma anche molto sottile. Quindi è proprio un anello piatto e quando guardiamo esattamente dritti Saturno può anche non apparire, quindi un anello che sembra quasi invisibile, tanto è sottile. La natura degli anelli di Saturno è molto particolare e sappiamo anche che la loro posizione è influenzata dalle numerosissime lune, satelliti naturali, che orbitano intorno al pianeta. Saturno, infatti, tra tutti quelli del Sistema Solare, è il pianeta con in assoluto il numero più alto di satelliti naturali, anche più di Giove. Abbiamo giocato un po' con delle illusioni spaziali, guardando anche delle immagini dei bellissimi pianeti che ci circondano. Ma le illusioni non sono solo spaziali, le illusioni ottiche le possiamo vedere anche in molte figure geometriche e anche in alcuni disegni. Ve ne mostro qualcuna. Queste due frecce, ad esempio, sembrano avere lunghezze diverse, ma se noi potessimo effettivamente misurare la lunghezza del trattino verticale, scopriremmo che nelle due immagini ha esattamente lo stesso valore. Quindi state guardando due frecce che hanno la stessa lunghezza.
ma di nuovo la particolare posizione delle parti esterne, una volta verso l'esterno, una volta verso l'interno, fa sembrare che la freccia disegnata a destra sia più corta di quella disegnata a sinistra. È di nuovo un modo per ingannare il nostro cervello. Un'altra illusione che possiamo vedere è questa, non è più un disegno geometrico, ma questa volta è un disegno artistico. Abbiamo tre omini che camminano lungo una strada e per un effetto prospettico quello più a destra sembra più piccolo di quello esterno a sinistra. Se potessimo però togliere completamente lo sfondo e metterli tutti e tre poggiati su una stessa superficie, su una stessa linea, scopriremmo che sono tutti e tre alti uguali. Ritorniamo alla geometria, questa volta abbiamo dei cerchi, ne abbiamo due arancioni circondati da dei cerchi neri. Allora, su quelli neri non c'è dubbio, in effetti i disegni a destra, i cerchi neri a destra sono più piccoli di quelli a sinistra, ma i due centrali, quindi due cerchietti arancioni, come saranno? Di nuovo siamo ingannati dalla presenza dei cerchietti neri che ci fanno percepire una differenza nelle dimensioni di quello arancione. Possiamo vedere la stessa immagine per concludere di nuovo e ritornare allo spazio e sostituire il cerchietto arancione con una meravigliosa luna. Ma non fatevi ingannare, è sempre la stessa luna, grande uguale. Continuiamo a parlare di illusioni e questa volta lo facciamo costruendo qualcosa. Mentre preparo il materiale, vi faccio conoscere però meglio Infinito. Esiste un posto dove lo spazio è la più bella delle avventure. Un posto dove le stelle si illuminano anche di giorno. Un posto dove stelle nane e giganti ti svelano la loro storia. Qui si incontrano giovani affascinati dalle stelle, guide del museo e specialisti del planetario, astrofisici e scienziati appassionati che nelle notti limpide puntano le lenti dei loro telescopi verso mondi lontani. Anche i giganti della scienza sono stati bambini e in quel tempo della loro vita hanno incontrato qualcuno o qualcosa capace di suscitare in loro la scintilla della curiosità e il guizzo dell'immaginazione. Qui è vietato non toccare e bisogna mettersi in gioco. Puoi comandare un'astronave e arrivare fino a Marte, usare nuovi occhi per guardare l'universo e scrutare il visibile e l'invisibile. Viaggiare in compagnia della luce e ruotare insieme ai pianeti del Sistema Solare. Far parte della crew delle missioni Apollo e saltare sulla Luna. Giocare con le forze che regolano il nostro mondo. Fluttuare sopra il tappeto di stelle della nostra galassia e incontrare l'universo bambino. Qui puoi sognare con il naso all'insù, cavalcare sonde e sorvolare pianeti. Nelle serate limpide puoi alzare gli occhi al cielo e provare a sfiorarlo con un dito. Infinito è qui, è vicino a te ed è tutto da scoprire. Incomincia il tuo viaggio. Per la prima illusione serve pochissimo materiale, che immagino abbiate a casa, qualche pezzo Lego. Dimensioni però devono essere. Allora, un pezzo da 2x2 e ne prendiamo 4. 1, 2, 3, 4. Poi questo è da 8x2, 1. L'ultimo, un po' più difficile, 10x2. Allora, io quello da 10, come vedete, non ce l'avevo, ma l'ho costruito usando altri pezzettini, quindi cercate un po' tra i pezzi della vostra scatola Lego.
Se dovesse averli tutti dello stesso colore, anche meglio, inganniamo meglio la nostra mente, però anche in questo caso funzionerà. Partiamo prendendo come base il pezzo più lungo, quello da 10. Costruiamo una torretta con i pezzi da 2, quindi li mettiamo uno sopra l'altro e lo posizioniamo nella parte più esterna perpendicolare. Resta l'ultimo pezzo, quello da 8, e lo mettiamo in questo modo. Allora, abbiamo costruito una linea spezzata aperta, ok? Ma a seconda di come la osserviamo, guardate un po' che cosa succede, che noi osserviamo e vediamo un triangolo chiuso. Di nuovo, inganniamo la nostra mente, che ci fa percepire un triangolo chiuso, quando invece l'oggetto è lui, aperto. Abbiamo giocato con un'illusione tridimensionale, proviamo adesso sul bidimensionale. Per disegnare questa illusione ci serve un foglio A4 bianco. Se ce l'avete, un foglio a forma quadrata, altrimenti non è fondamentale, un pennarello, cielo nero, di che colore volete, una matita, dello scotch di carta e un righello abbastanza lungo. L'idea è di disegnare una piccola scacchiera che sembri fluttuare sul foglio, ma vediamo meglio come fare insieme. Per prima cosa fissiamo il foglio A4, quindi prendiamo un pezzettino di scotch, lo mettiamo sulla parte superiore, in modo tale che sia ben fermo. Poi disegniamo in questa zona un quadrato. Appunto, io utilizzo questo che ha forma di quadrato, ma potete prendere le misure con il righello e fare 4 lati uguali. Ok, il quadrato è pronto. Adesso prendiamo un altro pezzettino di scotch e lo sistemiamo in quello che è il nostro punto di fuga, quindi sulla destra, quasi alla fine del foglio. Segniamo il centro con il pennarello, in modo da utilizzare per tutti i lati sempre lo stesso punto. E uniamo questo punto con i 3 vertici del quadrato. Facciamo una linea lunga pochi centimetri. Adesso prendiamo sulle 3 linee che abbiamo disegnato una lunghezza dal vertice del quadrato di circa 2 centimetri. La stessa lunghezza la utilizziamo per disegnare la scacchiera all'interno del quadrato. Ok, la nostra scacchiera è pronta. E adesso dobbiamo rendere le pareti laterali un po' più scure, ombreggiarle. Lo facciamo con la matita. È quasi tutto pronto, definiamo bene i dettagli, in questo caso essere precisi è molto molto importante. Non resta che disegnare l'ombra prodotta da questa scacchiera, che è l'elemento fondamentale per ingannare la nostra mente. Ok, allora il disegno si presenta in questo modo, piatto, bidimensionale. L'ultimo dettaglio è ritagliarlo, quindi mi procuro delle forbici e ritagliamo quasi vicini alla parte laterale, lasciamo 2-3 mm oltre. E la nostra illusione è pronta. Quello che prima sembrava un semplice disegno, visto da una prospettiva diversa, sembrerà proprio una scacchiera fluttuante. Questo è un buon modo per ingannare i vostri amici. Oggi ci siamo divertiti con le illusioni spaziali e non. Io spero che vi sia piaciuto e vi saluto con quest'ultima immagine che di nuovo inganna la nostra mente, i nostri occhi. Quella che vedete in questa foto è infatti un'immagine della Via Lattea, così come può capitare di vederla in una bellissima sera di cielo limpido, una striscia luminosa più densa di stelle.
Ma se potessimo osservare la Via Lattea dallo spazio, la sua forma apparirebbe completamente diversa. Apparirebbe il disco galattico, dominato al centro dal nucleo e di forma spiraleggiante. Con quest'ultima immagine dallo spazio io vi ringrazio e vi saluto, spero che vi sia piaciuto e ricordate che se avete perso qualche passaggio potete sempre rivedere il video e magari lasciare un commento o una foto se proverete a rifare anche voi le nostre illusioni. Io vi saluto e vi aspetto ad infinito nel nostro museo. Ciao!